Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi è un bellissimo lunedì, oggi è lunedì 10 giugno del 2019, buongiorno a tutti. Siamo reduci di una bellissima evangelizzazione che abbiamo avuto sabato sera qui a Catania. Ieri abbiamo trattato l'argomento sulla adozione, vi consiglio vivamente di andarla ad ascoltare perché è un argomento molto importante e molto interessante che probabilmente, quasi sicuramente potrà cambiare la tua vita nel comprendere ancora meglio chi è tuo padre, nel comprendere ancora meglio chi sei tu davanti ai suoi occhi e per capire in maniera definitiva cosa significa essere figli di Dio, essere ritornati a casa e godere di tutte le benedizioni, di tutta l'eredità che lui ha preparato per te. Questo è entusiasmante, straordinario e che rende la nostra vita degna, realmente degna di essere vissuta. Questa mattina un breve pensiero da tratto anche dalla meditazione di ieri pomeriggio. Il titolo, come voi vedete, potete vedere, è Abba Padre. E alcuni pensieri così veloci, ma che possono essere di grande aiuto e di grande benedizione ed efficacia nella vostra vita. L'espressione Abba Padre, Paolo ne parla sia nella lettera ai Romani, in Romani 8, versetto 16, 17, 15, 16, 17, e poi anche nella lettera ai Galati, al capitolo 4, dal versetto 5, 6 e 7, dove lui parla del fatto che Dio, che è il nostro Padre, ha mandato in noi lo spirito del Figlio che grida Abba Padre. Un'altra versione dice, un po' amplificata, dice che Dio ha mandato lo spirito del Figlio nei nostri cuori per insegnarci a gridare, per insegnarci a chiamarlo Abba Padre. Questa espressione Abba, che è un'espressione bellissima, viene dalla lingua ebraica e che è radicata, un'espressione radicata nella cultura di questa lingua, di questo popolo, con il quale non dobbiamo necessariamente avere tutto d'accordo o essere d'accordo, quindi parlo a livello politico, a livello sociale, parlo a livello come questa nazione si muove, non ha importanza, non è questo quello nel quale vogliamo entrare, ma sicuramente la cultura di questo popolo ha veramente tanto da insegnarci, ha veramente tanto da comunicarci. La parola Abba, che è un'espressione che è usata dai bambini, significa letteralmente papà. Questa espressione Abba ha un significato ancora più profondo, va molto al di là dell'espressione o dell'appellativo papà. Questa parola Abba significa letteralmente, nella lingua originale, significa sorgente, significa fonte, significa che quando tu chiami lui papà, quando lo chiami Abba, stai dichiarando che lui è la sorgente di ogni bene, la fonte di ogni benedizione, è il luogo, la persona in questo caso, dal quale comincia tutto il bene di cui tu hai bisogno per vivere. E quindi l'espressione Abba è un'espressione bellissima che è molto più profonda del semplice significato papà. Quando tu dichiari, dici Abba, stai dichiarando che lui è l'inizio e la fine della tua vita. Lui è la sorgente, è la fonte di ogni bene, di ogni benedizione, di tutta la pace, di tutta la tranquillità, di tutta la gioia. E questo è fondamentale perché quando noi comprendiamo che Dio che ha mandato lo spirito del Figlio nel nostro cuore è per insegnarci a chiamarlo Abba. È come se la Bibbia stesse dicendo che abbiamo bisogno di essere riprogrammati realmente nella nostra attitudine, nel nostro modo di fare. Perché quando lo Spirito Santo è dentro di noi ed è stato mandato con uno scopo.